passando il tempo avverso con grinta, passione e mestiere, ai Prati di Tivo è partita la 2 giorni della prima edizione del Gran Sasso Summer Session. Sport, arrampicata, escursionismo e bike, mountain bike, downhill, parapendio, tutte quelle che sono le attività outdoor per l'estate. Anche però non tralasciamo neanche la ristorazione, la musica. Avremo in questa edizione anche appunto DJ set all'aperitivo, concerti live. Una manifestazione organizzata dalla DMC Gran Sasso Laga e dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l'associazione Gran Sasso Anno Zero. Noi come associazione aquilana è un piacere essere qui in un'ottica collaborativa tra i due versanti del Gran Sasso. Per troppo tempo diciamo non ci si è parlati tra i vari versanti, ma invece la nostra presenza qui vuole essere uno stimolo per una collaborazione che possa portare ad uno sviluppo concreto di questo splendido territorio. L'associazione Gran Sasso Anno Zero è l'ideatrice del Festival della Montagna, una manifestazione sulle attività outdoor che ha portato negli anni passati decine di migliaia di presenze nel capoluogo d'Abruzzo. Ad oggi la manifestazione è in sospeso, sembra dimenticata da tutte le istituzioni. Ma la montagna è più forte della politica e richiama, e così è nato il sodalizio L'Aquila Teramo, proprio grazie al Gran Sasso. E la cosa più bella è che il Gran Sasso lo viviamo tutti, e sono veramente contento dell'unione che si è fatto tra tutti gli operatori che viviamo nella montagna, e siamo veramente orgogliosi di quello che stiamo facendo. Gran Sasso Summer Session è un ideale raccordo tra i due versanti del massiccio, con l'unico scopo di vivere e far conoscere la montagna. Stiamo per partire per la Val Mahone, per il Boulder Tour. Ripercorriamo un po' quello che è stato la storia del bouldering di questo versante del Gran Sasso, i massi che sono nel progetto Magia di Calcare. Siamo un bel gruppettino, e è fresco, ma secondo me sarà un'ottima giornata per scalare.